Ciao a tutti, siamo in compagnia del professor Massimo Villone, professore emerito, di diritto costituzionale dell'Università di Napoli Federico II. Innanzitutto, la ringraziamo, professore, di essere qui con noi. L'argomento è la Costituzione e la revisione dei 47 articoli della Costituzione portata avanti dal, governo Renzi. Ovviamente il Movimento 5 Stelle ha una propria opinione netta, di contrasto a questa revisione della Costituzione, ma vogliamo, utilizzare e incontrare, come stiamo facendo col professor Villone, molti esperti di diritto costituzionale per poter informare voi cittadini sulla materia da un punto di vista tecnico. Ebbene, professore, io la prima domanda che le faccio è se corrisponde al vero che in Italia stiamo attendendo da 70 anni una revisione della Costituzione. Beh, se la matematica non è un'opinione, 70 anni ci portano a 1946, che sono 2 anni prima dell'entrata in vigore della Costituzione, quindi mi pare un caso evidente di numeri taroccati, che peraltro per Renzi sono una cosa abituale, basta vedere, che so, il Jobs Act per esempio, mentre invece la discussione sulla necessità di aggiornare la Costituzione in Italia dura da un po', ma dura ben inteso con favorevoli e contrari, diciamo negli ultimi 20 anni circa. Quindi lasciamo stare i 70 anni, quelli fanno parte dell'universo renziano. Uno dei motivi, che Renzi sponsorizza maggiormente di questa modifica della Costituzione è il taglio dei costi. Io, professore, le domando, è vero che si tagliano molti costi dell'apparato statale con questa revisione? Ma i costi dell'apparato statale, intanto bisogna dire, vanno tagliati in modo diverso che altrove, e lì Renzi non ci riesce perché la spending review è al palo. I costi che lui taglia con questa riforma sono effettivi per una parte e immaginari per un'altra. Sono effettivi per esempio per il CNEL, che è una soppressione pure semplice, ma tutti avremmo da almeno una trentina d'anni voluto sopprimere il CNEL, quindi diciamo è una cosa che non conta. Sono invece fittizi per il Senato, perché lì la gran parte dei costi sono costi fissi, servizi personale, immobili, e per quanto riguarda i senatori, i senatori nuovi, quelli di seconda scelta, quelli diciamo i consiglieri e sindaci, ovviamente costano per la funzione che svolgono a Roma. Certo, non posso venire a Roma a piedi e dormire sotto i ponti, mi sembra evidente, avranno una diaria, quindi ci sarà un costo, sia pure a carico non del Senato ma di altri. Quindi lì il risparmio sarà nei fatti irrisorio. Chi propone che questa revisione della Costituzione dice che uno dei motivi per cui è giusto farla è che in Italia le leggi è complicato farle, c'è il bicameralismo paritario, una lettura rallenta l'altra, quindi bisogna intervenire sul modo di fare le leggi. Quindi il Presidente del Consiglio e il partito di maggioranza che ha scritto questa revisione della Costituzione dice: abbiamo migliorato il processo legislativo. È vero o non è vero, professore? Questa è un'ipotesi fantasiosa addirittura. Farò soltanto un esempio. L'articolo 72 della Costituzione attuale è quello che disciplina il procedimento legislativo. È composto, se non sbaglio, di 150 parole, 140 parole. L'articolo che lo sostituisce è composto di 430 parole. Ora che un qualcosa che è 3 volte quello che c'era prima, sia come dire, semplificativo dei procedimenti, non si dà in natura. Quello che accade è che si moltiplicano i procedimenti legislativi, che sono ormai sparsi su una vasta tipologia di modelli, a seconda che il Senato partecipi in un modo o nell'altro con certe maggioranze, con certe tempistiche, e ovviamente, essendo tutto questo radicato poi sulle materie di competenza, si moltiplica la possibilità di conflitti con la Camera, per cui alla fine il risultato è assolutamente lontano dall'essere più semplice, più rapido, più veloce e soprattutto più sicuro negli esiti. Parliamo, oltre che di riforma della Costituzione, anche di Italicum. Un mantra del Presidente del Consiglio è che il combinato disposto della nuova Costituzione e della nuova legge elettorale voluta sempre dal governo Renzi, cosiddetto Italicum, un mantra è che producono governabilità.
È vero o non è vero anche questa affermazione del Presidente del Consiglio, professore? Ma assolutamente io direi di no, mi spiace di dover dissentire su tutta la linea con il nostro Primo Ministro, ma l'assunto che lui ha è che bisogna sapere chi vince la sera del giorno in cui si vota, no? Questa è la cosa che gli piace molto ripetere. Ed essendo noto questo, ed avendo chi vince un enorme premio di maggioranza, questo è governabilità. Molto semplificato lo schema è questo: io so che ho vinto, mi garantiscono i numeri parlamentari, governo per 5 anni, paese stabilissimo, il paese più stabile d'Europa. Non so se tutti avranno sentito questa pubblicità ingannevole di Renzi. Il problema è che sono numeri taroccati, perché nessun sistema elettorale, diciamo in principio, può garantire veramente che si sappia chi vince la sera del voto. Nemmeno in paesi stabilissimi come la Germania, la Gran Bretagna, non si dà in natura, perché è chiaro che c'è di mezzo una cosuccia che si chiama politica. Ma a parte questo, quando uno garantisce la vittoria con numeri taroccati, perché in realtà la vittoria è data per il fatto che chi ha meno voti ha però più seggi, perché anche un partito con 25, 26, 27% di voti avrà i 340 seggi alla Camera, ovviamente ha una garanzia che non ha la solidità di un consenso reale. Numeri taroccati, facili da fare in Senato, seggi parlamentari. Consenso taroccato, difficilissimo da avere nel Paese, non esiste. Quindi questa divaricazione è chiaro che è una minaccia grave alla governabilità, perché significa che poi il dissenso si scarica fuori, si scarica nelle piazze, si scarica nelle manifestazioni, si scarica comunque intenzioni che scuotono il Paese. E che cos'è questa governabilità? Il governo e il Presidente del Consiglio fondano la loro comunicazione e descrizione di questa revisione sul cambiamento. Professore, che tipo di cambiamento si genererebbe se venisse approvata questa revisione e quindi anche l'Italicum? Un cambiamento sicuramente ci sarebbe, ma non in meglio, perché l'insieme di queste due riforme produce una ingessatura del sistema politico istituzionale, quella che abbiamo adesso appena detto della costruzione di una maggioranza fittizia, perché fondata su numeri posticci, ma di un governo minoritario nel consenso, e questo insieme a una riduzione degli spazi del confronto democratico, riduzione della rappresentanza politica, restrizione degli spazi di rappresentanza politica, un Parlamento addomesticato, un Parlamento incapace quindi di essere voce del Paese. Questo è cambiamento, ma cambiamento in peggio. Il cambiamento si può fare, può essere opportuno, e certamente noi quelli che dicono no ai referendum non sono per il no al cambiamento, ma un cambiamento di segno opposto. Noi vogliamo più partecipazione democratica, più rappresentatività nelle assemblee elettive, più capacità per il popolo di far sentire la propria voce, dei singoli elettori e delle singole elettrici di contare ogni giorno, non soltanto quando vanno a votare ogni 5 anni. Viviamo in un momento storico in cui clientelismo e corruzione sono ad altissimi livelli e hanno toccato evidentemente la classe politica. Noi sappiamo che i nuovi senatori saranno costituiti per la maggior parte, quasi esclusivamente, da consiglieri regionali e da sindaci. Come vede, professore, questa scelta? Ma questo è proprio uno dei profili peggiori del cambiamento, perché noi arriviamo con questa riforma, anzi si vuole arrivare con questa riforma a mettere in Senato pezzi di ceto politico che sono in Italia della peggiore qualità, lo dico senza voler offendere nessuno, ma basta leggere le cronache giudiziarie e quelle della stampa locale, diciamo è un susseguirsi di scandali, inchieste, arresti, indagini e così via. Allora perché è persino pericoloso questo cambiamento? Perché pensate, recenti casi come appunto un grosso personaggio in campagna del PD che a un certo punto si è scoperto che poteva avere relazioni pericolose, assai pericolose, e quello era un candidato
il candidato più naturale, più fisiologico per la carica di senatore, proprio per la posizione che aveva nel partito. Allora noi mettiamo nella sede di massima rappresentanza nazionale persone che saranno protette con le garanzie e le prerogative dei parlamentari, per cui io sindaco potrò dire che faccio il mestiere di sindaco, però siccome sto nel mio ufficio di senatore non posso essere intercettato se non con l'autorizzazione dell'Aula, e quindi una garanzia notevolissima, per dire. Oppure uso il mio telefonino di servizio da senatore per fare le mie cose da consigliere regionale, non può essere intercettato quella, non si può fare l'intercettazione su quel telefonino senza l'autorizzazione dell'Aula, cioè ho un sovrappiù di garanzie per un personale politico a rischio di corruzione oggi in questo paese, ora, non chissà dove o chissà quando, e questo è un grande pericolo per il sistema democratico nel suo complesso. Bene, abbiamo terminato questo incontro con il professor Massimo Villone, che ringraziamo a nome di tutto il Movimento 5 Stelle. Continueremo ad addentrarci nella revisione della Costituzione, in quelle che il Presidente del Consiglio e il suo governo continua a chiamare riforme, ma che di riforma, nell'accezione positiva del termine, noi siamo convinti e certi, anche dopo aver ascoltato le parole del professore, non ci sia nulla di cambiamento in positivo. Continueremo ad informarvi per permettere a tutti i cittadini di andare a votare al referendum confermativo costituzionale di ottobre nel modo più consapevole possibile. Grazie ancora.